Ragazzi, buongiorno, bentornati qui sul canale, benvenuti ai nuovi. Mi raccomando, prima di cominciare mi piace, commenta, iscrivetevi. Non so se riuscirò a portare a termine questo video, ma ci proverò. In questo video proverò a realizzare un mio piccolo sogno, e l'ho già realizzato oggi, comunque in generale vivendo questa giornata che voi avrete già visto quando uscirà questo video. Però chiederò a giocatori che hanno fatto della mia storia del Palermo, cioè da quando io seguo il Palermo, chiederò aneddoti un po' particolari a diversi personaggi. Quindi, ripeto, vi chiedo a voi di lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi, seguitemi sui social, Instagram in primis. E raga, niente, cominciamo. E partiamo da il primo, o forse i primi. Ti va di raccontarmi un aneddoto dei tuoi anni a Palermo? Qualcosa di particolare. Aneddoto, cosa che non sanno nessuno? Sì, qualcosa così. Pure una piccola storiella. Quello che vuoi. Andavo al ristorante con le ciabatte a mangiare con mia moglie, in suo momento fidanzata, e si vergognava da morire perché entravo con le ciabatte quelle di orsacchiotto e lei non voleva scendere dalla macchina. Quella è una bella che nessuno sa. Dopo giocavo a calcetto la sera con degli amici, tante volte, non sempre, però tantissime. Quindi, volte durante la settimana, sì, prima delle partite. Io vivevo per il calcio e giocavamo tanto le partite di calcetto, che erano pericolose perché potevi fare male o cose. Ovviamente non lo sapeva la società. Nessuno. Tutto di nascosto. Tutto di nascosto, però è molto bello, molto carino. Cose che di gioventù. Cose che ovviamente non pensare, sì, avere, sì, 19 anni, che tutto andava bene. Allora pensavamo che potevamo fare tutte quelle cose. Non ci per pensi. Me la uscita, il hobby che avevo a Palermo era andare a giocare al bowling a fianco allo stadio, alla favorita, fino alle 3 di mattina. Loro fermavano il bowling per me con i miei amici, i miei fratelli, e stavamo lì di mezzanotte alle 3 di mattina, e quello era il mio hobby con i miei familiari e amici. Bellissimo. E poi ovviamente in campo poi si faceva quello che poi in campo si lottava, si segnava, si divertiva. Sono stati due anni incredibili, due anni che veramente la sconfitta l'abbiamo visto poche volte, indimenticabili. E le forme di giocare che avevamo, le giocate, tutto veramente da fare divertire la gente. Penso che in quell'anno lì la Serie A noi eravamo la squadra a livello tecnico impressionante. Sì, quello impressionante. Sì. Grazie di cuore, un bacione. Grazie mille ancora. Non ti arrabbiare. Allora, adesso dopo Abier, ho parlato con Abier, adesso parliamo con l'attaccante dalla forza fisica più impressionante che ho visto a Palermo. Perché anche se avevamo Tony, che era alto, sì, 3 metri, la forza fisica che aveva quest'uomo qua, ragazzi, era innaturale all'epoca. Quindi, quello che ti chiedo io per il mio video, se ti va, è di raccontarmi un aneddoto, qualcosa che magari non sa nessuno di quando eri a Palermo. Avie mi ha raccontato cose molto particolari. Quindi ma fai tu. Un qualcosa tipo, non ho capito, tipo... qualcosa che so, tipo Avie mi ha raccontato che lui tipo andava al bullo in fine alle 3 del mattino, che tipo, cose un po' così. Quello che vuoi. Palermo, quello cambia. A Palermo sono stato davvero l'unica città che sono stato davvero sereno. Sei stato sereno? Sereno. Non hai avuto preoccupazioni? No, cioè... no, davvero ho combinato poco qua, nel senso... No. Extra campo. Quindi dedicato al campo... 100%, campo, 100%. Famiglia, mio figlio che stava per nascere. Ho combinato, però c'è qualcosa dei sicuramente, era qualcosa di nascosto. Qualcosa è uscito anche sul giornale. E tu ti racconta qualcosa. Allora... la partita che abbiamo vinto, questa ho già raccontato, però questa è bella. È arrivato, abbiamo vinto contro West Ham, se non mi sbaglio. Coppa UEFA. Coppa UEFA, 1-0 là. Caracciolo. E poi rientriamo, poi settimana dopo dovevamo fare la partita qua. Ritorno. Il mister ci manda i messaggi che vuole tutti nelle spogliatoie, guido lì. E a un certo punto entra con una borsa enorme, la spalla è così. Piazza lì, poi lui parla. Allora ragazzi, apre questa borsa, tira fuori un fucile, prende così e dice:
li abbiamo, noi abbiamo ferito l'nemico. Adesso li dobbiamo uccidere. E poi faceva così, io che guardavo Simplissimo. E si guardava, ah, ma che cazzo succede? Questa è stata una... è uscita come cosa, però qualcosa di indimenticabile. Non te la scordi una scena del genere? No, no, questa è una scena... La cosa che mi porto, questo sarà anche tutti conosce, il fatto di quel gol contro la Fiorentina è stata una cosa che è indimenticabile, il passaggio a Nouluk. Il passaggio a Nouluk a Micoli è stata una cosa, un gesto davvero... Istintivo, mi faccio spesso negli allenamenti, sì, anche qua, sì, giocando, sì. Me ne sono accorto, mi hai fatto gli assist anche a me così, quindi... Allora... Ho fatto, per me avevo fatto una cosa normale e mi sono accorto che avevo fatto una grande cosa. È finito il primo tempo che comincia a entrare negli spogliatoi e tutti, bravo, come cazzo ho fatto? Perché? Ragazzi, ho fatto il passaggio. Ho fatto per te, era un assist semplice. Arriva poi Guidolin, sempre uno sereno. Sereno. È arrivato da me. Cazzo hai fatto, sei un grande. Mamma mia, se non ti ho mai visto così. Poi da lì poi sono andato a vedere che sono riuscito, ho fatto un capolavoro, un qualcosa, sì, di, sì, unico. Poi vabbè, Fabrizio l'ha chiusa, ovviamente. Fabrizio se lo sbagliava, però poi subito il pallonetto, il passaggio di Luca è stato ancora più bello, sì, perché poi l'ha finalizzata così alla grande. Il gol più bello che ti ricordi però al Barbera. Al Barbera contro la Juve. Quella di testa? Il primo o il secondo? Io per tutte e due. Ah, la ragazzi, la capocciata di testa a Buffon, praticamente la mano gli si è piegata così e si vede l'immagine di Buffon che dice impressionante, infatti poi la Juve ce l'ha fregato l'anno dopo. Io ti ringrazio. Grazie, sì, di cuore. Un piacere davvero. Raga, ci vediamo alla prossima. Dobbiamo organizzarci di più queste cose. Quando vuoi, cioè, non è un problema. Allora, dopo Abie e Amauri abbiamo Ciccio Brienza che ci racconterà. Aspetta, qua c'è un sacco. Okay, siamo abbronzati oggi. Sì, molto abbronzati. Vai, raccontami. Cosa vuoi essere? Un aneddoto di quando era a Palermo. Quando era a Palermo, ce ne sono, però vabbè, te ne racconto uno che è un po' più. Vai. Esclusivi. Diciamo. Mi piace. Era un Palermo. Palermo Cagliari. Ok. O Palermo Ternana, su ora non mi ricordo precisamente. Praticamente prima della partita avevo scarpe nuove, dovevo sformarle in qualche modo, di solito lì si sformavano con l'alcol, okay. E io dissi a Pasquale, magazzino, Pasquale mettimi un po' d'alcol sulle scarpe, che devo con l'accendino, poi sai, sì. Il problema è che ho preso l'alcol, avevo anche il calzettone, e praticamente le fiamme erano sulle ginocchia. Questa è cominciato la partita con l'estintore che a spegnere, però quella partita è finita 1-0, abbiamo vinto e ci ho procurato il rigore. Ah vabbè, quindi è tutto merito di Pasquale, l'abbiamo rifatto, non so scherzo. Ultima cosa, sì, il gol a Buffon. Vabbè, quello è il ricordo più bello che sta nel cuore, nella, proprio di tutto il popolo, sì, quello è rimarrà, ecco, nella storia, perché comunque quella partita, il nostro era il primo anno di Serie A, sì, e il Palermo non batteva la Juve da 45 anni, quindi è rimasto quello nella storia, nel cuore, sì. Poi era la Juve che ha vinto lo scudetto, a palla di Afriaria, sì, un gol che rimarrà nella storia, quel bellissimo, e l'emozione è fortissima. Barbera era pieno di più, non erano 30.000, no, era tipo 50, erano 40, sì, ma sì, di più, sì, perché quell'anno avevamo 30.000 abbonati, quindi caccia all'ingresso segreto, si entrava da tutte le parti. Ti ringrazio, grazie di cuore. Grazie. Ciao. Raga, lo so, sarà montato male, non ci sarà transition, non ci sarà nulla, sarà senza tutto tremolante, ma non ce ne frega un cazzo, abbiamo avuto Ciccio Amauri e Avie Pastore nello studio qui sul mio canale, quindi io vi chiedo di lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi, sempre solo forza Marco. Ma che boy Marco. Il più ricercato d'Italia, un VIP, un VIP. Vai.